settimana che vengo qua. Ricci! C'è Ricci? Ricci? Ricci! 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 Andiamo, Devonno, ma che stai sordo, andiamo. Questo muratore non morì da fame. E te la vivi con me? Come se è possibile, io non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemare tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Arì, c'è il posto. È il posto? A Tacchino. Stai a presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e ti porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi. Ci sono due posti per tornitori, ma qui tornitori non ce ne stanno. E se io non sono tornitore devo seguire a stare qui a fare la muffa. Oh, e che te vuoi sfogare con me? Arì, ricordare di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no. La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te pieno. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a pieno. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non se può. Allora, Ricci, sta bicicletta, c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. Eccomi. C'è, Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del Tufello, si te va. Ma me va, capo, non me va, ce l'avo subito. Ma che, ve li posso fabbricare io li posso. Marì. Marì. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è, Antò? C'è il posto e non lo posso prendere. Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, Antò, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antò. Che non si può rimediare? Ma che te vuoi rimediare? Ce vuole la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signore. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te magnavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono nato. Non te fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al fiume? Vi ha voglia. Levi, Antò. Ma che fai? Se può dormire pure senza lenzuola, no? Sono lenzuola, sei pezzi.
Sono di lino, lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usati. Quattro sono usati. Due sono nuovi. Quanti pezzi sono? Sei. Tre matrimoniali e tre a una piazza. E tre. 7.000. 7.000? Non si potrebbe fare un po' di più. Sono usati, sono usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci, Ricci Maria, Palmelaina, scala H, interno 1. Interno 1. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie. Buongiorno. È una bicicletta. Sei mila e cento. Perché? Interessi, siamo al 31. Ecco. È una Fides, vicino a quella rossa. Cioso, cioso. Dov'è il capo ufficio? Da là. E poi, se la cava pure. E posa sta bicicletta? Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda l'ufficio collocamento di Palmelaina. Ah. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 7:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da stringere il cinturino del berretto. Che me balla. Via qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più l'assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, Maria. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che hai da fare? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una? Sì, da una. Fermati un po'. Ma... chi c'è sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Sbrigate, eh. È mio? No, è mio.
Volete che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, dai, no, stiamo 5 a 3, stiamo. No, 5 a 3, stiamo. 5 a 3, stiamo. Portiere? 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 Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Ragazzi, mi ci guardi un momento? Sì, vabbè. Non è stato vedendo che l'ho chiamato, ma che voglio. Porta in fondo. È passato febbraio, è passato marzo, aprile. Ma quanto tempo marzo? È più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Se non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono queste foglie? Pare. Vuol dire che il tuo figlio in autunno s'alzerà. Mari. Andiamo via, via. No. Mari. Dio, dammi. Andiamo, cammina. Dammi la luce. Ma che stai a fare? Ma niente, io da 50 lire. Andiamo via, via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato? E io voglio far dovere mio. Mo vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma a me è possibile che una donna come te, che ha due figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a ste imbrogli, a ste fregnacce? Io non lo so. E mo che fai? C'hai proprio i soldi da buttare via te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ah, non te li puoi spendere meglio sti soldi? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei al posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scema. Sbrigate, Bruno, già le 6:30. Non si può pulirla bene, non ce se vede. Papà, ha visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Una ammaccatura. Che ci vuoi fare? Magari c'era. No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono. Io gli avrei detto. Mica riparano le riparazioni! Ma te vuoi stare zitto? Sì, mi sto zitto, io glielo ho detto. È pronto il berretto, Marì? Sì. Che ci hai fatto? Frittata. Fatte vedere. Ammappede. So bello. Mi pare un poliziotto. Au. Sta fermo, non che mi fai male. Sta fermo. Ai. Sta buono che mi svegli la ragazzina. Piebro. Frittata. Ciao Marì. Ciao. Ciao.
Ciao, Bru. Se vediamo stasera alle 7, aspettami qua, eh. Ciao, papà. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Ciao. Buongiorno. Gli dai una mano di gonna. Così. Ecco. Poi ci schiaffi il manifesto. Ecco. Poi un'altra mano di gonna leggera, leggera, in maniera che il manifesto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Eh? Ah, ragazzi. Perché se ce lasci qualche grinza, l'ispettore se ne accorge e ti mette la multa. Hai capito? Vedi, Ricci, per fare sto mestiere ci vuole molta intelligenza. Ci vuole occhi e sbatti. Ecco qua. Andiamo. Se vede, Marì, ti saluto. Grazie. Ciao. Buongiorno. Al ladro! Al ladro! Che ti è successo? Monta, monta! Vai a pezzo, corri! Corri, dai! Corri! Ma avverti il turno, l'ho visto io! Corri! Se sbagliato, eppure ero proprio convinto che avessi preso d'altra parte. Vabbè, me lo ricordi domani. Che io fa. Thank you.
Sì, c'era gente. Mandavano bifatti loro, poi mi sono messa a correre. Maiali! Che c'è? Vai tu al comizio! Ma ce l'ha capito! No, ho cambiato, capete, Valtivoltino e due quadrone al comizio! Firma. Padroni? Momenti. Tocca a noi. Andiamo, via, presto. Se può fare qualche cosa. Se hai tempo cercherò te. Ma che, mi devo mettere a girare per Roma? Il consigliere io che manco la conosco. Ma se ho dato la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette. Ma allora che la faccio a fare sta denuncia? Lo servì. Metti che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. Sono venuto con l'autobus. Andiamo. E a bicicletta. Sì, si è rotta. Va dentro di io vengo dopo. Vai, vai. Ce n'è, la gente non si colloca. Del resto noi come cellula abbiamo fatto presente la cosa in sezione e alla Camera del Lavoro. Con i sussidi non si risolve niente. Il sussidio umilia il lavoratore, si consuma in un momento e lascia il tempo che trova. Qui ci vuole un grosso programma di opere pubbliche e in fondo anche oggi al comizio che cosa hanno detto? La stessa cosa. Da noi non ve potete aspettare miracoli. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Vestai zitti laggiù. E lui è... Appena c'è una possibilità di sistemarle, noi non la lasciamo passare sicuro. Sì, lo so, avete ragione. L'essenziale è trovarsi a lavorare. Quando uno lavora, il mondo comincia a funzionare. È una poesia caciuta. Da rubber mestiere. Non mi faccio il tipo, fuoriata, gente.
Sì. Se me volessi bene, o veramente non me metti sbrugliata gente, 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 mo bene. Ecco, gente. Ma che fai? Beh, te cercavo, t'ho da parlare. Che c'è? M'hanno fregata la bicicletta. Te posso. Che dove l'hanno fregata? Al Florida. Intanto che attaccavo. E come hai fatto? M'hai da aiutare, Paglio. La devo ritrovare, sta bicicletta. È una parola. Scusa un momento. Ah, Paglio, stammi a sentire, sennò qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se me volessi bene, o veramente... Zitti tutti! Non mi facessi sfrugugliare da gente. Hai capito? Ho capito. Gente, gente, gente. Ma faccio, ma che sono scemo? Provate voi, che mo vengo. Mannaggia la miseria, che non se la più. Non ci rimane che Piazza Vittorio. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essere i primi. I ladri se sbolognano subito le biciclette, mica se le tengono a casa. Non c'è che tentare lì. Anto. Maria. È vero. Non cominciamo con le lagne. Non sono venuta a casa apposta e non senti lagne. Lagne? E chi fa lagne, scusa? Non è mica una notizia di tutti i giorni. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata? Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. Di cambiare il orsellino e il manubrio. Ma quella sul mercato domani mattina c'era sta. E sì, ci sta. Ci la riportiamo a casa, Antò? Sarà che stanotte dormirete un po' meno, ma l'importante è che la ritroviamo. Stia tranquilla. Signorina, potrei avere onore di sapere cosa fa quest'oggi? Vado a passeggio con la mia amica. Ma non potrebbe venire a passeggio con me? No, perché c'è la mamma. No, così non va. O ve ne andate voi o ce ne andiamo noi. O si prova o si parla. Diglielo tu, Meniconi. Ma c'ha ragione, ora che deve andare. Ma che ci farete mai dopo queste prove? Sappiate fiducia. Vedete che qualche cosa si farà. A domani, Baiò. Buonasera. Buonasera. Mi raccomando, signora. Buonasera. Fagli tempo di casa, sennò non andiamo più via stamattina. Senti, vuoi levare con quel carettino là in mezzo? Avete caricato là? A Baiocco qua. Mo vengo. Amenico, vieni un po' qua. Vieni pure dei abbagonghi. A proposito, che marca era? Sì, detettivo leggero 1935. Se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Abbagonghi, passiamo da sta parte. Anzi no, passiamo da quest'altra, che è meglio. Allora voi altri due vi occupate solamente delle gomme. Tu devi dell'aria e ragazzino le pompe e i campanelli. Anna, ma schifo. Fides, te l'ho io Fides. Ho capito. Ecco qua. Adesso guardiamo con la pazienza pezzo per pezzo. Quando l'abbiamo trovati tutti, poi li rimettiamo tutti insieme. Oh, sveglio Pagol, sta in campana. Ecco qua. C'è la verdura, ma a noi non ci interessa. Ma noi camminiamo così tra i banchetti da sta parte, senza far vedere che fanno le indagini, Camminiamo così, indifferenti. Eccomi, di nuovo si stanno sistemando.
Camberi sicchi roba di posto. Beh, io ci scommetto che la ritrovo. Ma ci mangia il fegato io, figurati. Abru, tu occupati solo delle campanelle e delle pompe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, perché ormai voi state qua, tu vengi con me. Andiamo, vieni. Abru, mi raccomando, sì. Se la troviamo faccio una pazzia. Andiamo. Bianchi 25, bianchi 25, bianchi 25. Non tempo, pane a bianco. Cosa? Cara, ne ha buono. Cara, ma che cara, questa è una macchina nuova. Da tre giorni che l'avevo comprata. Dai, che no, cioè, come no, questa nuova. Dai, ragazzi, fila, fila. Non dormi, bagò, fides. Che stavo comprando? Adulto di mamma. C'era l'estero, sì. Ma me fai lavoro? Ma me fai? Ma che faccia? Ma che la faccia? Ma che ci sei venuto Gallo Gallo? Sì, Gallo Gallo proprio. Ma che posto è tu? Ma lasciami fare che sono avvelenato stamattina, sai. Lasciami lavorare, vedi dannate, lasciami. Ma se ci stavo prima di te, ma che faccia? Non vedo nessuno, sai. Allora vuoi litigare? Ah, arrivagliaci. È inutile che stiamo qui tutti quanti insieme. Anto, tu guarda delle rode. Bagonghi guarda i telari e il maschietto le pompe con i campanelli. Io me ne vado per conto mio. Vedi che è vernice fresca. Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? No, non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Boh, vado a chiamare la guardia e poi vediamo. E va a chiamare chi te pare, va. Ma perché? Che è roba rubata? E chi ha detto che è rubata? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi io voglio vedere. E tu vai a vedere il numero delle scarpe tue? No! E io non ti faccio vedere il numero della bicicletta mia. Ma che ci fa chi numero? Ci giochi all'otto? No, non ci gioco all'otto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come suona bene? È mezz'ora che stai qui. Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Di, quanto costa il campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti, senti quanto fa bene, senti. Te lo compri. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo dietro, leve questo sfizio. Se può più lavora in pace. Che non ti fidi manco di me? 12 0 24. È la tua? No. Lo straccio si è sporcato. Ma non è questione di fidarsi.
un disgraziato che gli hanno rubato la bicicletta avrà pure il diritto di guardare, no? E guarda, chi tu lo dici? Ci si può anche sbagliare. Oh, amico, a Piazza Vittorio c'è tutta gente onesta. Che? Ah! E la sapete. Fide, ricordate di Fide. Che sto a fare? Ma dove sta mio figlio? E starà vicino ai carettini. Ma sa che qui non c'è più niente da fare. È difficile, è difficile. Vuoi qualche altra cosa? Abru, non te devi più muovere da me. Andiamo. Tanto molte facce accompagnate da lui a Porta Portese, noi rimaniamo qui, diamo una guardata ancora, visto. Ma io dico che è meglio qui, casomai a Porta Portese bisogna andarci stamattina. Vacce subito, vacce subito, va. No, monta, va con lui, va. Vado piano piano. Va, va. Questo cinematografo non me lo ha. Non me lo ha proprio. Guarda questo. Guarda come cammina. Sarebbe sotto! Sono come ritardati! Se capitano sti dorsi del brocco, da qui te trovi subito carcerato. Se vengono sotto la macchina e te ne accorgi. Ma guarda l'acqua che dieci. Guarda quanta ne mani. È inutile tutte le domeniche da piove. Ma che hai fatto? Sono carcato! Chi è pulisce? No, non voglio bagnare fracche.
Ja, weißt du, ich kann dir sagen, ich habe schon wirklich alles. Nicht der Franz? Ja. Scheißliche Sorge, da haben wir wieder gehabt. Salzburger Schnürnregen ist nichts dagegen. Ich kann dir sagen, ich war wirklich besser aufgelegt, als ich herausgekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich sowas tue, fühle ich mich wirklich. Und zum Schluss komme ich ja doch nach Hause. Und wenn ja, gut, nach Hause kommen ist auch eine Sache. Ma c'è tu lì, mi dai? Per oggi è contento. Ma che ce faccio? Ci vediamo. Ma che ci faccio? Fermatelo! Scusate, vi volevo chiedere una cosa. Quel giovanotto che era con voi, ci vorrei parlare. Dove lo posso trovare? Quel giovane? Quello che era con voi, quello che se n'è andato in bicicletta. Perché? Che va fatto? No, niente. Ci vorrei parlare per una cosa mia. C'ho una certa urgenza. Ma che vedevo dire? Non lo so, non lo conosco. Ma quel giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voi, a giovanotti, a Porta Portese sotto l'arco. No, via qua. Io registro, ma io parlo, non la mia galla. E lasciami vedere. Io ci devo parlare. Ma lasciami vedere. Ma che vedito sta? Ah, ragazzi, fermi un po', vedi un po'. Guardate un po' che state, vedete, un po' lo disgraziato va per i fatti sui. Manco giù, guardate un po', porco mondo. Buongiorno. È tardi, bisogna essere qui prima delle 10, non lo sapete. E che ne so? Ma non ho detto che era sempre aperto. Su, su, non perdete tempo, andate, andate. Avete fatto? Ci sono sempre in ritardo a tardi. Mi dovete fare la barba, mi dovete fare i capelli. Per fortuna molti l'hanno già fatto. La messa lo sapevo, finiremo per far tardi. Vede, signora, mi siano ancora quattro barbe e quattro capelli.
capelli. Io solamente i capelli. No, 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 per oggi basta. Signori, è la minestra? Dopo, dopo, le gavette bisogna... Chi è venuto qui per la prima volta sappia che le gavette vanno portate nel cortile. Ecco, dunque, avanti, no, avanti, presto. Bravi, su, su, non perdiamo tempo. Bravi così, venivo. Andiamo, presto. E con questa palla è finita. Andiamo. Allineatele, allineatele, un po' di ordine. Che poi non succeda come l'ultima volta. Ognuno dopo deve ritrovare la propria gavetta o il proprio bidone. Quasi quasi mi fai con la barba. Devi farti la barba tu? No. Allora vieni in chiesa. Siedi. Tu vai in chiesa. Avvocato, ne ancora per molto? No, ho quasi finito. Ho questo. Ah, è questo. No, io no. Allora possiamo incominciare? Sì. Avvocato, qui no, per favore. Mi devo far crescere il pizzo. Attacca quest'altra parte. Presto, presto, reverendo. Il sacerdote aspetta. Lascia, avvocato, è troppo tardi. Sì, ci vorrebbe altro su, qui. Su, ecco, andiamo. Bambino, vieni. Io quel giovanotto lo devo trovare. È ben affare mio. Gli devo parlare. Dunque, mi sei dito dove lo posso trovare? Ma lasciami vedere, ma chi ti conosce? Ma mi parli di questo, di questo, di quell'altro. Ma che ne so, gli si fa di qua? Non so niente. Pagina 6. Io voglio uscire da questo luogo santo. Sentendomi purificato nell'animo. Era serenato nello... E in affari che interessa pure lui. C'è da guadagnarci qualche cosa, non sta? Ma che sei obbligato a dire dove sta la gente? Sì che sei obbligato. E se non me lo dici, ti porto in questura. Ma che ho fatto? Che c'è che vedevo qui? È da ripercorrere... Ma lasciami perdere, come si fa? È da ripercorrere... le strade del dolore e della privazione. Tu mi devi dire, dove stai e basta. Che ci rimetti? Mica ce l'ho con te. Anzi, sono disposto pure a darti qualche cosa. Che se mangia? Pasta e patate. Allora me lo dici? Guarda che se ti porto in questura è peggio. Lì ci rimani. Dove sta? Beh, va via dalla campanella. Che numero? Mannaggia. La miseria. Mi pare è il 15. Allora mi ci accompagni? Io? Sì, tu. Ma non ci puoi andare su? No, o me ci porti tu, o te ci porto io con le guardie. Perché mi sono stufato da state qui a pregare. Hai capito, sì o no? Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa. Allora mi ci accompagni? Ma sì o no? Ma io non vengo per nessuna parte, la vedi, andate e lasciami avere. Ma tu che ci rimetti? E va, te ne fai messo via. Guarda che perdo la pazienza. Ma perdi la pazienza per dire quello che ti pare, che me ne frega a me. Te posso inammazzate? Via via. Te ci porto con le guardie, eh? Ma portami, ci portiamo che te sei in colla, che me ne frega a me.
Oh, ma ce lo puoi portare? Oh, bisogna che la pianti, sai, se no te può vedere il diavolo con candela. Andiamo, cammina, alza. E lascia vedere. Andiamo, cammina, non fa storia. Ma lascia vedere, che io non venga in sua parte, capito? Mo te faccio vedere. Ma che me fa vedere? Andiamo, cammina. Ma lascia vedere. Andiamo. Almeno il bidone me lo farai via. Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo. Una volta che posso mangiare Cristiano. Li fermi. Ehi, dove andate? Non si può andare. Io sono con questo qua, vado a piano. Dopo. Dopo. Signori, è venuto un uomo qui? No, non è venuto nessuno. E poi non è ora. Ragazzi, mettetene un po' di più lì. Ecco, così. Un po' meno in quell'altro. Ma insomma, si può sapere che cosa volete? Voglio uscire! È chiuso, di lì non si passa. La chiave ce l'ha l'avvocato. E poi fatemi il piacere di non fare baccano. Perché qui siamo in chiesa, in chiesa. Bisogna... Ehi! Volete andare via? Non è questo il conteggio da tenersi in chiesa. Venite via, venite via. Fermatevi. L'ho da trovare, è qui, l'ho da trovare. L'ho da trovare. Siete venuti per la messa o per fare chiasso? Ma cosa volete, insomma? Io sto cercando un vecchio che era qui. Gliel'ho detto, dopo. L'ho da trovare. Ma dove andate? Dove andate? Lo vedi se c'era? Guarda cosa ci capita, oddio. Chissà dove sta quella adesso. E piantala. Non sarà mica volato. Non sarebbe la stata a Napia, minestra. E state zitta pure te. E mo che fai? Mannaggia. Anna, mo cammina. No, gioio. Anna, mo è via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non vuoi venire. Bruno. Anna, mo muovete. Ma guarda che razza di ragazzina, andiamo! No, perché mi hai meritato? Perché te lo meritavi. Anna, mo cammina. No, gioia sì, vattene via sì. Avanti, muovete! Sì, in piccione. Sì, vabbè. Ho messo il socero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettami lì al ponte, non te muove, capito? Vado a cercare quel vecchio. Thank you.
fatto niente? No, si è fatto niente. Mettiti la giacchetta, che sei sudato. Mettiti. Dai. Su. Sei stanco? Mettete da sede. Tanto che vuoi fare. Adesso andiamo a casa. Mettete da sede. È una buona squadra il Modena. C'è fame? Mangeresti una pizza? Andiamo. Andiamo. Morta, ammazzato per morta, ammazzato. Ma chi ce lo fa fare sta qui a Tripoli? Andiamo, via. Che va da questo cielo, che l'è stato vero, se credo, se credo. Via, fa, mette da sé. È nato un non pensiamo a niente, ci ubriachiamo, va. Cameriere. Prego, senti il signore là. Mezzo litro? No, un litro e una pizza. Qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? E che non magna? Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Si stappare. Due mozzarella in carrozza e vino subito. Sono contro a migliare. Ora ci mangiamo queste due mozzarelle e a te ti faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che la femmina è stata tutta botta impressionata. Se, una guardata, se, un'impressione, se. Ma tu anna, mo chi è stata che ha cogliuto buono te, che lo fa tenere lì, 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 con me. Che fate, come avete visto qua? Lo piccerillo è nero lì. Poi a me giro, Antonio, se me ne e che non bevi? Perché si ragionamma che sti fatta ci spiegare. Se ti vedesse tua madre che ti faccio bere. A tu passa no crano, crano cresce. Quando come quello che c'è fatto. C'è sempre crano che lo cresce. Se gira e vada se, se gira e vada se. La tua chiamma ci contuone, la tua chiamma per poggi. Chi lo fa tenere lì. Nire, nire, come che... Oye! Oh, mangiamo e via. A tutto si rimedia. Meno che la morte.
guadagna come quelli lì poco poco, bisognerebbe guadagnare 1 milione al mese. Magna, magna, ci pensate. Ti piace? Stavamo a posto. Fate conto che con gli straordinari vi è molto lo dico. $12.000 di fisso. Ti è, scrivi un po' tu. $12.000 di fisso. Più 2.000 di straordinari, più l'assegni familiari, fanno 800 lire al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla, perché se no non se magna. Che se può fare? Bisogna andare a posta con te tutti i giorni. Perché dovremmo da ritrovare quelli là? Sì, quelli. Quelli non si fanno vedere più là. Mica la ritrovamo con le candele di tua madre. Mica la ritrovamo con i santi. Notizie sportive. Oggi domenica, come di consueto, su tutti i campi calcistici d'Italia, le squadre si incontreranno per le partite in calendario. L'ansia dei tifosi è rivolta naturalmente al campionato di calcio di Serie A. Ecco le partite che verranno disputate oggi. A Roma, il Modena incontrerà la Roma allo Stadio Nazionale. A Bari. Ma io che ho paura che mi dica. Porta in fondo. Che vuoi che ti devi dire, mia? Decide così. Ma io che ho paura. Professore Gattino, mi dispiace che sei. Che capisco. Maria, senza paura. Deve dir tu, come al confessore, e verrai. Magari. Magari fossi. Santa Madonna mia. Quella sì e quella no. Semina in altro campo. Mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco. Ma come fai a non capirlo, ragazzo caro? È così facile a capirsi. A che serve zappare se il terreno è ingrato? Zappi e non raccogli. Capisci? Veramente non ci capisco niente. Quella non te va bene, te la devi scordare. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. Ce ne sono tante le donne al mondo. Tu zappa e semina in altro campo. Ti piace? Mamma, sei fredda? Buongiorno. 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 Papà, vieni papà, vieni papà, c'è poco. No, no, ragazzi. Vieni papà, papà, vieni, c'è poco. Vengo del quarto davanti. Scusi, signore, ma perché va? Scusate, qui bisogna rispettare i turni. Ma no, ci sono persone giusto, che sono 2 ore che stanno aspettando. Credo bene. Sì. Scusi, signore, ma perché non rispetti i turni? C'ho una certa fretta. No, va bene, anche noi abbiamo una certa fretta, se permette. Mi faccia la gentilezza, mi faccia passare. La gentilezza, tutti dobbiamo domandare le gentilezze a loro qua dentro. Boni. Che impegni, scusi. State buoni. Va bene, ma insomma, non è mica... Guardi, guardi, prima c'è questa prima signora. Poi ci sono io, poi c'è il maresciallo. State buoni. No, quello che è giusto è... Tanto vi servo a tutti. Quella sì e quella no. Dio mio. Dammi la luce, dammi la luce. E voi?
che ti hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. Sta accorto? Subito dove? Io non so più. Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito, o non la trovi più. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Adele, che c'è da dirmi oggi? Mio marito si embriaga sempre. Figlia mia, è una croce. Tu non gli dai i soldi. E che ci posso fare? Se li prende? Se li prende. È chiuso, le signorine sono a pranzo. Quando è chiuso per tutti. Avete capito? E guarda un po', ma guarda. E mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare. Se ti pesco, vedi dove va. Essi di lì, essi che non si può entrare. E dove va? Vorrei sapere dove va adesso. Ci invia, andiamo fuori di qua. Andiamo? E dove va? Dove va? E dove... Ma la legge qua è uguale per tutti, avete capito? Siamo. Che sta? Uno. Dov'è? E che ne so io? Eccolo, dov'è? Alle scale. Senti, Vivi, non si può andare alle camere, non lo sai. Fuori, lasciatemi via. Stare. Ma scalzone, via. Lasciatemi stare. In sala da pranzo. Fuori, andiamo. E che nessuno mi aiuta qua, fuori. Andiamo, fuori. Su, via di qua, via. Voglio parlare con quello lì. Ma chiama la polizia. E chi te conosci? Boh, te faccio vedere io se mi conosci. Anna, voglia fuori. Fuori, chiamate la questura, andiamo. Chiamate qualcheduno. Fuori. Che strilli, ho mal di testa. Voglio parlare con te. Con me? Alfredo, lascialo aperto. E piantala. A me voi? Sì, a te. Eccomi qua. No. Siamo, finitela. Tu prima mi devi ridare la bicicletta. E lascialo aperto. Te la metti giuste mani. Potete uscire fuori di qua. E tagli da schiaffo. Ma voglio capire che mi hai rovinato. Alfredo, tagli da schiaffo. Mandalo via. Fuori di qua. Mi hai messo in mezzo alla strada. Sto masca. E piantala. Mandalo via. Fagliela fuori con me. Signorine, ritiratevi voi. Andiamo. Via. Ma anche guarda un po' che guaio, ti mando a venire a tormentare. Questa che è la prima casa di Roma. Che, io, Roma, che figura col commissario, sono via a sapere. Ma guarda un po'. Venite qua, fuori. E non vi dico più niente, non avete qua dentro. Fuori. Farabutti, andiamo. Dopo, che... Verde, tu mi devi ridare quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Ma guarda un po'. Ma che t'ho preso? La bicicletta mi hai preso. Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? Mica sono ladro io. No, non te ne vai. Ma mo t'ammolla uno sganastretto a pisciare il muro. Ma io t'ammazzo se non la tiri fuori. Hai voglia a strillare? Io non mi muovo da qua, tu la tiri fuori. Ma guarda un po' che mi da succede a me, un matto che mi da insultare. Me vuole assannare. No, che e non lasciamo andare. Ma che ti è mai vista a te? Lasciamo andare. Tu me lo comprometti. Io da qua non mi muovo fino a che tu non meritai quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Sì, io non mi muovo fino a che tu non meritai la bicicletta. La bicicletta che mi ha fregato ieri a Florida. E chi c'è stava ieri a Florida? C'è stavi tu con sto cappello, c'è stavi. Stavi a testare. Sì, stavamo a testare. Non devo accusare così la gente. Ma mettete l'occhiale un'altra volta. E lasciami. No, che non te lascio andare. Hai capito che non te lascio andare? Ma che è vostro, che ha farabutto? Apri, via su. Ma mamma, non lascio andare.
E tira giù ste mani. Ieri stai ai mercati generali. E tira giù, sto bravi. State tranquilla, sorella. Sta gente. Ma che sei matto? Ma quello è matto vero. Dimmi un po'. T'avrebbe fregato una bicicletta. Sì, ma ha fregato la bicicletta. Ma prima le baccaia tanto, sei sicuro di quello che dici? Ma come si so sicuro? E dove te l'avrebbe fregata? Vicino a Florida. Se sei tanto sicuro, perché non va in questura? Che aspetti? Lo abita qua? E va in questura, smuovete. E andiamo a perdere, un po' cammino. E va, c'è che aspetti? Ancora sta qua? Andiamo, muovete. Va in questura, io sto qua, c'è niente da nascondere. No, tu non te ne vai, mica sono scemo. Hai capito che non te ne vai? E piantalo, non mi tocca, ma chi t'ha mai visto a te? Levatemelo davanti. Alfredo, Alfredo! Guarda, è meglio che te ne vai. Hai fatto un bel capolavoro, ha fatto. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuri. Non si può mica accusare la gente impunemente. Alfredo, attenti alla testa, che non batta la testa! Guarda, è meglio che te ne vai. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Perché a parte di essere crocchiato, c'è pure il pericolo della querela per calunnia. Andate via, se te l'ammazzo! Andatelo via, se te l'ammazzo! Meglio mio! Anima benedetta di mamma tua! Ma te ne voglio andare! E basta! Ma tira giusto, no! Prima di parlare, sei sicuro di quello che dici? Se sei così pregnore di fatta prega la bicicletta, adesso fatta prega pure il portafoglio e vieni qua a baccagliare! Ma che te butta di capare? I fiacchi, ma mettete il cento! Tu ce l'hai dato! Siete tutti lati! No, volevo sborsare calore a quello là! E salutalo! Dov'è quello della bicicletta? Ma che padrona, la bicicletta! Eccolo lì, sta a fare la commedia! A quale commedia? A quale commedia? Non vedete sto poraccio, sta più dell'acqua di qua? Dove? Sto qua, gliel'ho detto, va in questura, c'ho niente da nascondere. Che c'era lì con il mio figlio? E mio figlio incensurato! Tutti lo conoscono qua, tutti lo fanno testimoniare! Dice che c'ha il cappello da tedesco? E questo che te? Né tedesco! Andiamo, alzate su! Ma se non si commuove! Abbrigati, ma questo sta più all'ospedale che fuori. E allora ci accompagni lei, su. Ma per carità! È casa di brava gente la nostra. Venite! Venite. Io gli darebbe querela per diffamazione. Ma che volete da quel ragazzo? Non ha fatto mai male alla mosca. Qui se fa presto a vedere. La casa è tutta qua. E c'è stato un quattro. Lui dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Qui c'è tra mia figlia, un altro ragazzino e io. Oh. Invece di venire a offenne, dati in posta a quel poveraccio che è tanto tempo che cerca di lavorare. Anima benedetta. Sto copertoni di mio cognato, una 1100 che c'aveva, affittava. Guardate, guardate sotto al letto. Guardate se ci sono ste biciclette. Senti un po'. Hai nessuno che possa testimoniare? Io posso testimoniare. Ma tu? Vuole uscire un momento, signora? Parlate un'ora, due, tre, porta stai a me. Da solo ti puoi essere sbagliato. Sei sicuro di averlo riconosciuto? E come no? Sì che l'ho riconosciuto. Vieni qua. Guarda un po'. Vedi? Quelli sono tutti testimoni a favore suo. Perdi tempo e di queste storie ne vedo tutti i giorni. Ma l'hai proprio visto di faccia? Sì, l'ho visto mentre scappava. Di spalle, allora? No, ho fatto a tempo a vederlo, perché... Eh, sì.
C'era gente? Sì, c'era. E non puoi citare nessuno come testimonio? Avevo altro da fare che piglia il nome della gente. Ma che vuoi fare allora? Non l'hai visto proprio in faccia. Non c'è nessun altro che lo riconosca. Che vuoi fare? Puoi aver ragione, ma ti manca la prova. E se per caso lui è innocente, so pasticci. Questi o li cogli sul fatto o trovi la refurtiva, se no non c'è niente da fare. Ma io gli spacco la faccia. Allora finisce che dovrei portare dentro te. Se sapesse che vuol dire per me sta storia. Vieni un po' qua. Mo' che sto bene, sono pure disposto a venire in quest'ora. Sei contento? Che ha trovato? Che ha trovato? Niente. Sono incensurato. Sono incensurato. Come ti chiami? Alfredo Catelli. Poi fa la denuncia. È incensurato il mio figlio, è incensurato. Meglio che te lo ha. Oh, faccia piano, ma che sei matto? Thank you.
fiebre. Prendi a zampe e va a Montesacro, aspettami là. Ma che sta a fare? Muoviti! Al Flaminio e ai Parioli. Al Flaminio? Al Flaminio, dove lo portiamo? Ci andiamo in tanti adesso, sennò si affolla il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale, e basta. Lascia stare, lascio perdere. E mo me la cico qui. Non voglio un picci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna a tuo figlio. Manco la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì. Ma se era per mettere, ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, va. Fila, fila. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manna. Perché la roba si è inserita in un modo la seconda.